Box. La nuova tecnologia digitale e l'innovazione sbarcano anche in edilizia. È arrivato anche a Pescara presso la Formedil il simulatore di veicoli di cantiere Vortex Age Max, un macchinario che riproduce in maniera fedele la plancia di comando di un mezzo di cantiere e mediante gli schermi in dotazione consente di riprodurre degli scenari operativi di lavoro. Uno strumento in più per l'addestramento e lo sviluppo professionale delle maestranze edili. I praticanti possono imparare a utilizzare l'attrezzatura ed esercitarsi con scenari impegnativi del mondo reale, senza rischi per l'apparecchiatura o se stessi. Con orgoglio abbiamo portato in Abruzzo, Lanci Abruzzo, l'ISEA insieme al Formedil, naturalmente dal Lanci Nazionale, una novità sul panorama, diciamo, della formazione. Oggi noi possiamo formare addetti alla movimentazione in cantiere, e cioè formazione sulle macchine da movimento terra, di gru e quant'altro, proprio con un simulatore dove riusciamo a portare delle nuove maestranze dentro i cantieri con una formazione in sicurezza, totalmente in sicurezza, perché una volta che il ragazzo ha preso il patentino col simulatore poi salirà sui mezzi veri. Formazione che poi andrà avanti in parallelo, c'è questa poi pratica, c'è sempre quella teorica però. Sempre, quello è sempre, e i nostri Formedil sono all'avanguardia per questo, e ci siamo per ogni tipo di formazione e non soltanto sulle macchine movimento terra. È uno strumento in più per fare formazione di qualità e soprattutto utilizzando le nuove tecnologie che ci consentono di simulare una situazione di cantiere attraverso l'utilizzo di diverse macchine di cantiere, dalle gru all'escavatore alla terna, e sono tutti strumenti attraverso i quali possiamo innalzare il livello di competenze delle nostre maestranze in modo tale che nei cantieri edili si possa lavorare con più competenza e con più sicurezza. Aggiungo anche che i numeri della formazione presso la nostra scuola edile stanno crescendo in maniera sensibile, perché c'è un'oggettiva ripresa del mercato, e questo fa sì che ci sia bisogno ancora di maggior formazione, di maggior preparazione professionale e la necessità anche di avvicinare più giovani a questo settore, perché opportunità di lavoro ce ne sono, incominciano ad essercene tante, e diciamo che le nuove tecnologie sicuramente possono essere uno strumento per avvicinare di più i giovani a questo mestiere, che è profondamente cambiato negli anni. Come vedete, oggi c'è molta più tecnologia, c'è bisogno di molte più competenze tecniche specialistiche, e noi siamo qui proprio per offrire questo tipo di servizio. Tutte le scuole in Italia hanno subito dei rallentamenti durante la pandemia. Adesso si è ripresi, i numeri importanti li ha già citati. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è quello di favorire la specializzazione. Oggi in edilizia c'è bisogno di figure specializzate nuove. Faccio un esempio per tutti, è che con il super bonus 110 sicuramente c'è bisogno oggi di una figura molto importante, che è quella dell'installatore di cappotto termico. Quindi sono competenze nuove che bisogna acquisire per imparare a lavorare bene, anche perché insomma devono essere opere che poi devono durare nel tempo e quindi alle quali ovviamente bisogna dare tutte le garanzie di sicurezza per una corretta installazione. La sicurezza è insita nel discorso formazione, infatti le normative attuali, già da ormai quasi 10 anni, l'accordo conferenza Stato-Regioni di febbraio 2012 ha previsto che tutte le attrezzature di cantiere debbano essere, per essere utilizzate, bisogna seguire degli appositi corsi di formazione. Tra questi sono previste le macchine movimento terra, quindi escavatori, pale e terne. Ci sono dei corsi ad hoc. Un'attrezzatura del genere sicuramente può favorire l'utilizzo in sicurezza, quindi anche la preparazione da un punto di vista della sicurezza, prepararsi prima sul macchinario, quindi su questo software, su questo simulatore, e poi eventualmente iniziare il percorso direttamente sulla macchina. Questo favorisce sicuramente il passaggio dalla teoria alla pratica.
Tema molto importante è quello legato alla sicurezza. Tra gennaio e ottobre le denunce all'INAIL di decessi sul lavoro hanno superato la soglia dei 1000 casi, per l'esattezza 1017, ed 87 riguardano il mondo dell'edilizia. E va considerato che per il bilancio annuale mancano ancora i numeri di novembre e quelli di dicembre. Un'impietosa andatura di 3 decessi al giorno, uno ogni 8 ore. E se si considerano gli infortuni non mortali, il ritmo è altrettanto impressionante, uno ogni 50 secondi. È là proprio il momento formativo legato a quelli che sono gli operatori macchine, oggi è sempre più complesso da effettuare direttamente in cantiere, visti i tempi ristretti e le lavorazioni che ci sono. Allora con il simulatore virtuale che i colleghi di Udine hanno illustrato nella giornata odierna, viene data la possibilità sostanzialmente di formare a monte gli operatori di domani, con un approccio formativo a parte nuovo che li mette già in contatto con quella che poi è la realtà vera del cantiere. Il simulatore riesce anche a preimpostare tutte le situazioni di complessità che si vengono a creare effettivamente, e quindi li abitua a ragionare anche prima rispetto al problema che possono incontrare successivamente, che potrebbe determinare un problema piuttosto che un infortunio. L'altro aspetto importante ritengo sia quello di poter fare una formazione molto mirata, molto curata, no? Il giovane che si avvia a questo percorso ha sempre accanto un tutor che lo segue in tutti gli aspetti, quindi che gli personalizza in qualche maniera la formazione. Questo che vantaggio può determinare per un'impresa? Che quando il lavoratore poi arriva effettivamente in cantiere, superato quel momento, diciamo, di imbarazzo legato proprio al fatto che opererà nella realtà, però ha già tutte quante le competenze e le esperienze necessarie per poter utilizzare la macchina al top. Pensare di mettere in cantiere, inserire in cantiere persone non preparate e non formate è una follia, quindi anche qui stiamo facendo un lavoro grossissimo di grande impegno, di grande impatto, proprio per cercare di mettere in cantiere persone sempre più preparate, professionalmente qualificate. Attenzione, oggi la tentazione è molto forte, il lavoro è ripreso tantissimo e purtroppo in cantiere rischiano di finire persone volenterose, ma che non conoscono per nulla le dinamiche del settore e quindi sono quelle più esposte. È nostro compito, compito della bilateralità tutta, operare in questa direzione. Si avvicinano ragazzi a questo lavoro? Sì, negli ultimi tempi diciamo che l'edilizia ha ripreso un certo appeal, anche perché possiamo raccontarci tutto quello che ci pare, ma insomma è comunque un settore molto bello, sempre diverso, sempre vario, sicuramente un lavoro duro ma anche ben retribuito e che prevede soprattutto, richiede tantissima professionalità. Una giornata di pratica innovativa, avete portato questo simulatore, quali sono le sensazioni poi alla fine di questa prova? Molto, molto sensibile e molto reale, un apparecchio che aiuta tanto a imparare. È iniziato comunque con i mezzi quelli che si usano solitamente e adesso provare un mezzo virtuale, qual è la differenza? Differenza la sensibilità, ci vuole tempo per la sensibilità perché è molto sensibile, poi abituato con il mezzo proprio fisicamente è più difficile, invece uno che parte dall'inizio è più semplice perché logicamente va a lavorare direttamente con il simulatore. Sicuramente è molto utile perché ti insegna, è molto 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 utile. Per chiudere ti vorrei chiedere, tu stai facendo un corso sulla sicurezza, quanto è importante la sicurezza sui posti di lavoro? La sicurezza è la prima cosa sui posti di lavoro, è la cosa principale, anche perché succedono tutti i giorni infortuni, quindi stare sempre a occhi aperti e andare sempre con lucidità sui posti di lavoro perché è la cosa principale. Poi il lavoro, anche se deve passare un giorno in più, non è un problema, la cosa principale è la sicurezza. Quello dell'edilizia è un mondo che sempre di più strizza l'occhio ai temi legati alla sostenibilità, anche per cercare di ridurre l'impatto del riscaldamento globale. L'industria delle costruzioni rappresenta più del 35% del consumo finale di energia nel mondo e all'incirca il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia. Grazie a questo simulatore sarà possibile insegnare agli allievi come lavorare a impatto zero.
soprattutto formati, perché la formazione dà quella specializzazione, e per quanto riguarda la transizione ecologica, addirittura con questi simulatori riusciamo ad insegnare agli allievi quanto è importante lavorare in una certa maniera anche per risparmiare energia e quindi inquinamento. Ho parlato anche di ridurre i consumi, sicuramente un macchinario importante, perché adesso anche grazie al super bonus ci sono tanti cantieri che si stanno aprendo, è importante anche riconsegnarli in tempo. Sicuramente il discorso temporale inciderà parecchio, perché abbiamo delle scadenze dicembre 2023 e prossimo, quindi allora la tempistica sicuramente, quindi i cronoprogrammi andranno sicuramente rispettati. Per questo accelerare da un punto di vista della formazione in sicurezza utilizzando attrezzature di questo genere, quindi simulare quello che poi avverrà in cantiere, sicuramente favorisce anche da un punto di vista di diminuire il discorso dell'inquinamento, perché sappiamo che le macchine e le attrezzature consumano, quindi inquinano carburante e quant'altro. Con questo simulatore si risparmierà sicuramente molto tempo e anche diamo un segnale dal punto di vista green della sostenibilità. Box. For box.